Bentornata Serie B, bentornato campionato cadetto, 90 minuti di spettacolo, 90 minuti che hanno regalato gol, spettacolo e anche tantissime emozioni. Dal pareggio 2-2 al Benito Stirpe lo scorso 20 agosto sono passati circa 365 giorni dopo un anno, il Parma di Fabio Pecchia era il Parma targato Enzo Maresca che venne fermato sul 2-2 in perfetta parità al Benito Stirpe contro il Frosinone di Fabio Grosso. Dal colpo di testa nel finale decisivo di Gabriel Charpentier che beffò Gianluigi Buffon al ritorno nella squadra ducale dove tutto è iniziato, non c'era questa sera Gianluigi Buffon al Tardini in questa partita che ha aperto le danze in un campionato davvero incredibile, in una vera e propria specie di Serie A2, ragazzi, perché in questa annata ci saranno tantissime emozioni e questa partita ha decisamente aperto una grande annata per quanto riguarda il campionato cadetto. Termina in perfetta parità allo stadio Tardini il primo anticipo della prima giornata di campionato tra Parma e Bari, tra la formazione ducale di Fabio Pecchia, ex allenatore della Cremonese dei Miracoli, che ha riportato il club lombardo in Serie A, nella massima serie, a circa a più di 30 anni di distanza dall'ultima volta, il Bari di Michele Mignani, che dopo aver dominato sotto tanti, troppi punti di vista il girone C di Serie C, ha riabbracciato il grande calcio, il calcio cadetto, la Serie B. Ragazzi, il Bari che sfiora una grande impresa, un primo tempo condito da 4 reti, anche qualche polemica, il VAR subito grande protagonista con il calcio di rigore di Mirko Antenucci che tenta il cosiddetto cucchiaio con Cici Zola, ex Spezia e Perugia, che rimane fermo, però non è all'interno dell'area di rigore, quindi il calcio di rigore che viene ribattuto e la seconda chance è quella decisiva, non sbaglia due volte l'ex attaccante di Leeds, Spal e Torino alla quarta stagione con la maglia dei Galletti. Una grande conferma, colui che non sbaglia, colui che è da considerare insieme a Walid Khedira uno dei grandi trascinatori della Bari di Michele Mignani. Mirko Antenucci che regala il gol che comunque riesce a riportare tutto in perfetta parità dopo appena 10 minuti dopo il grande sinistro a giro siglato Dennis Mann. Era stato uno di quelli che aveva comunque aperto insieme a Tutino lo scorso 20 agosto in quel 2-2 andato in scena al Benito Stirpe tra Frosinone e Parma, il match che aveva aperto le danze allo scorso campionato cadetto. Dennis Mann, dopo 26 presenze e 3 reti lo scorso anno, ricomincia nel migliore dei modi con l'intervento di Terranova, dell'ex Sassuolo, nei confronti di Franco Vasquez, grande protagonista della serata della Tardini. Il gioco prosegue, Massa lascia correre Terranova che verrà munito successivamente, grande sinistro giro di Dennis Mann che batte Caprile, l'ex estremo difensore della Pro Patria, grandissima prestazione per Elia Caprile, grande protagonista del primo tempo, uno dei migliori in campo soprattutto nel corso della prima frazione. Caprile che però non può nulla sul sinistro a giro vincente firmato Dennis Mann. La replica arriva con il tentativo di Walid Khedira murato, lo stesso Cici Zola,
Khedira atterrato in hard l'ex Spezia e Crotone Esteves per Massa, non ci sono dubbi. Calcio di rigore con il cucchiaio parato da Cicci Zola, il secondo tentativo per l'errore dell'estremo difensore argentino. Non sbaglia Mirko Antenucci, è tutto pari in quel del Tardini. Con l'intervento, il doppio intervento da parte di Caprile nel tentativo di Mihail, il tentativo di Bernabé ancora una volta, ragazzi, però c'è un super intervento di Caprile che fa rimanere a galla la formazione neopromossa di Michele Mignani. Attenzione però a Michael Folorusciu, l'ex Pordenone e Regina, uno dei grandi colpacci del mercato estivo della DS Ciropolito, fa partire un destro di prima intenzione che si va ad insaccare sul 7-2-1, è ribaltata la sfida della Tardini 2-1 per la formazione ospite, che fa esplodere letteralmente il settore ospiti. Gran bel gesto tecnico da parte dell'italo nigeriano. Non è finito però il primo tempo, il palo di Franco Vasquez, la grande risposta di Caprile ancora una volta sul tentativo in aria dell'ex Siviglia e Palermo, e poi il pareggio di Mihail direttamente da calcio piazzato proprio in extremis. Un gran gesto tecnico per l'ex giocatore visto nella seconda parte della scorsa stagione con la maglia della Dea. 5 presenze, 0 reti per l'esterno rumeno. È un Parma che parla rumeno con Denis Mann e Valentina Mihail, grande protagonista dei primi 90 minuti in questo spettacolare campionato di Serie B. Nel corso del secondo tempo meno emozioni, ma ragazzi, davvero un grande inizio di stagione tra Parma e Bari, un 2-2 giusto per quello che si è visto nell'arco dei 90 minuti. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!